ieri a San Siro dal porto per una rete a zero. Ecco le immagini di San Siro con una occasione qui di Chiodi. Il portiere del porto è stato in almeno due o tre circostanze molto pronto nelle uscite, sia su Chiodi prima, sia adesso, vedete, su Antonelli, che aveva operato una bella azione con rapidi scambi. Ma si diceva della preoccupazione di questo Milan che non riesce a segnare. In pratica ha realizzato soltanto un gol nelle ultime partite ufficiali, soltanto un gol con Chiodi nella partita vinta contro l'Avellino, e per tutte le altre partite la squadra di Giacomini non è riuscita a segnare. La cosa più preoccupante è proprio questa mancanza di concretizzazione del volume di gioco, peraltro abbastanza valido, al momento appunto di concretizzare questo volume di gioco e andare in gol. Ed ecco il gol di Duda, 15° del secondo tempo. Albertosi è battuto su questo gol, vedete i giocatori del Milan che si disperano perché capiscono il peso di dover rimontare a questo punto per forza due gol, dal momento che lo 0-0 di andata costringe ora il Milan a segnare almeno due gol per poter rifarsi. Rivediamo ancora per la terza volta il gol di Duda, che già nell'incontro di andata era stato protagonista di una bella partita con sempre azioni pericolose, con questi suoi tiri da lontano che avevano esaltato nella partita di andata la tempestività degli interventi di Rick Albertosi, battuto questa volta da questo tagliatissimo calcio di punizione molto molto insidioso. Duda ha confermato la sua eccellente qualità, la sua specialità in questi tiri, e per il Milan è stata l'eliminazione. Qui vediamo la lunga azione che porta all'occasione migliore con il palo colpito da Bigon, ma a questo punto neanche l'1-1 sarebbe stato sufficiente per la squadra rossonera.